casino. Ragazzi, tra pochi secondi, grande spedizione. Facciamo come a scuola, andiamo a conoscere Lisa, eh. Dov'è Lisa? Lisa fai un passo avanti. Ragazzi, Lisa viene da Cuba, vede solo il Cuba libre, praticamente sempre ubriaca. Ovviamente perché si è trovata al Pepiniero di Virgione e al Pepiniero di Milano nel nuovo club. Ok, grazie Alicia. Andiamo a conoscere un'altra peperina, eh. Vediamo un po'. Asia, dov'è Asia? C'è Asia qui, non lo vedo qui. Ragazzi, Asia è la più giovane delle peperine, 18 anni, forse vergine. Ho detto forse? Chissà quanti di voi pensano, quanti di voi pensano che è davvero vergine e quanti no, eh? Io sinceramente ci credo. Io ci credo. Grazie Asia. È arrivato il momento di conoscere Erika. Just like that. Grazie Luca per l'ospitanza e il mio lavoro. E ora andiamo a conoscere ancora una peperina. Pensate un po' che a tre mesi di shopping, alcune notti ci sono circa 100 peperine che parlano e a tre mesi di tempo sono più di 60. Ragazzi, vi facciamo un applauso a Esther,
con le macchine fotografiche, eh? Allora, intanto è iniziato un concorso su Facebook per vedere Sexy Disco Official o anche per vedere Milano. Mi manda la foto più bella all'ingresso omaggio al Tevenero, quindi vediamo quanto siete bravi con questi telefonini con le vostre macchine fotografiche. Grazie Esther. È arrivato il momento di conoscere il Nori. Ragazzi, su internet c'è un suo annuncio, eh? A cerca di fidanzato. Tra virgolette c'è scritto serio. Possibilmente non balcanico. Ok, grazie Lori. E ora ragazzi, io non vorrei farlo ma devo farlo. È arrivato il momento di Evelyn. Evelyn ci arrestano. Evelyn ci arrestano. Ah, ok. Scusate il posto dell'ordine, lei sta facendo la spaccata. Non ha mai parte il tuo femminile per tanti anni, secondo me Luca si è fatto tutte le femminile, zitto zitto, o magari c'è una relazione con Mauro. Se voi siete qui è perché non guardate i telegiornali, perché noi amiamo la bella vita, amiamo la libertà, la moda significa libertà. I politici vogliono toglierci tutto, a parte i soldi vogliono toglierci anche la voglia di sognare, ma noi non rinunceremo ai nostri sogni. Qualcun altro è il cuoricino.
sono quelli che preferiscono il sesso e quelli che preferiscono l'amore. Evelyn c'è il maialino, Esther il maialino, Asia il maialino, Eric il maialino, Lori e Esther la micuore, e Eleonora c'è il porco. L'infermiera con eccellenza, eh? Ancora un lancio per questo di Evelyn. Vediamo un po' chi alza la mano più alto. È il secondo a casa, il secondo mai da vivo, ragazzi. È incredibile. Questo è un sistema per fare economia, eh? Facciamo finta di pagare le case e poi li portiamo a casa. Comunque io ti ho fatto conoscere le peperine, voglio dire che tu mi fai conoscere le nostre stesse, eh? Ok, questo è ancora un lancio, Lisa! Ragazzi, Lisa ama gli uomini, ma solamente un certo target di uomini, eh? Meglio ve lo vi dico quasi. Vediamo dove arriverà il suo cuore. La nostra comare. Ecco, hai fatto fare un incidente in questo brano. Sono tre morti, ci sono meri per un po'. Magari che sei fatto di Asia, 18 anni. Forse vergine. Da Roma è arrivato il maialino di Dei Verde. Ha fatto il saltino con la cammina. Ok, Lori, è arrivato il suo momento. Ragazzi, ha fatto una presa che mi è il miglior giocatore di baseball, eh? Ok, abbiamo solo uno, vediamo un po'. Erika. Quanti morti? Uno. E non avete più la vittoria? Non ci posso credere. Ragazzi, quello è il maialino più grande, eh? Quando siete stressati che non sopportate più la moglie, piuttosto prendete il maialino, eh? Anche perché se lo prendete bene, potete mettere una testa di pazzo, praticamente. Più o meno, eh? La stavolta abbiamo scelto, vediamo un po' se per me è tutta natura, non c'è nessuno in pasta. Sì, vabbè, c'è una che ce l'ha. Una che come mamma la passa, ma mamma fa il chirurgo, quindi guardate che... Sempre il sonno.
Pensate un po' che qui ci sono 6 femmine che hanno avuto gli sgarri che sono dalle 50 alle 100. Pensate un po' come vanno a fare i nomi, un po' di notte.